un'altra difficile realtà di Volterra, l'ospedale psichiatrico, è stata chiamata in causa da Ugo Nespolo, un giovane artista torinese molto attivo nel campo della ricerca. Coordinando i contributi spontanei di un gruppo di malati, Nespolo ha costruito una piramide per appendervi pupazzi, cartelli, scritte liberatorie. Ma poi ha pensato a un lavoro diverso, fuori dell'ospedale. Mi sorta un'altra idea, vale a dire l'idea di realizzare un altro oggetto che avesse una sua presenza nella città. L'altro oggetto quale poteva essere? Lo potranno dire meglio di me i medici, i quali sanno benissimo che se anche i pazienti a volte possono uscire, sono liberi, se i cancelli sono apparentemente aperti, spesse volte, o quasi sempre, sono imbottiti di psicofarmaci. E discutendo appunto con loro stessi, per esempio con Giorgio avevamo discusso, no? Si ricorda? Avevamo discusso appunto dicendo che l'idea di fare una grande pillola e di scrivere sopra i nomi poteva avere un significato, no? Questa pillola rappresenta le medicine che ci vengono date da signori dottori e professori. Ecco, ma tutti i giorni mi vengono date? Sì, come... tutti i giorni, per la salute. Ecco, ma servono veramente per la salute o no? Sì, servono per la salute. Servono per la salute? Sì, servono. Allora è giusto che lo dicano? Sì, è giusto. Ecco, ma allora perché abbiamo pensato di farla e poi di bruciarla? Beh, per simboleggiare la sparizione di questa medicina e del male stesso. Io non saprei, non ci trovo nessun miglioramento. Chiuderei che anche se non me la dessero, me danno tre al giorno. Pasticchini così non so a che cosa può servire. Fanno star male a prendere tante... Sono nata in Alessandria d'Egitto. Quando avevo 15 anni ho avuto mal di occhi. Mia madre mi ha portato a fare i bagni di mare e mi sono guarita. A 18 anni lavoravo ai telefoni. In estate facevo sempre i bagni di mare. A 30 anni, come sentivo delle voci, mi hanno messo all'ospedale psichiatrico. E sono qui di poi che la guerra è finita. Ma è contento? E quanto di lavorare? Nella mia vita c'è sempre stata la felicità e il benessere. La disgrazia è stata che mi sono trovato nel manicomio. E ho perso tante speranze e delle cose rivolte alla vita per i giorni di speranza. La prima volta che sono venuto nell'ospedale mi è mancato il lavoro. Tanto più che lavoravo alla strada e guadagnavo. Poi è finito il lavoro e non sapevo più da quale parte rivolgermi per lavoro. Che non riuscivo a trovare un posto tranquillo a mio favore. Perciò mi sono impensierito e mi sono indebolito, perché mangiavo poco. La mia casa è in manicomio perché sono parecchi anni che mi trovo nel reparto. Non andrò mai più via, perché i miei non mi vogliono a casa. Quando abbiamo parlato, anche quando abbiamo discusso altre volte, no? Quando abbiamo realizzato questo oggetto, abbiamo detto che in pratica volevamo fare questa pillola, no? per far vedere alla gente della città, per far vedere ai cittadini di Volterra, anziché andare sulla piazza là e vedere una scultura, vedevano questa pillola, no? Allora si chiedevano che cos'era, perché cosa ci avevamo scritto su questa pillola? Questa pillola ci abbiamo scritto tutti i nomi delle medicine che ci vengono date dal medico in ospedale.